Oggi vi voglio far vedere cosa bisogna fare quando ci sono problemi su PrestaShop. E infatti, la prima cosa in assoluto da fare è andare a vedere se ci sono errori sul server. Ora vi farò vedere come si controllano gli errori, gli eventuali errori che PrestaShop fa sul server. Ora, molto spesso gli hosting forniscono automaticamente un servizio di memorizzazione di log degli errori e generano in automatico due file nei quali sono memorizzati questi log. Ora, quello che vi consiglio di fare è, se avete cPanel, andate sull'indirizzo del vostro sito slash cPanel, solitamente è quello l'indirizzo, nel mio caso è marcocavicchioli.it slash cPanel. E cliccate su gestione file. Se non avete il cPanel potete farlo con FileZilla o con WinZip, insomma via FTP. Nella cartella principale del sito, attenzione perché il sito, i file del sito stanno solitamente nella cartella public HTML, ma nella cartella principale del vostro hosting dovreste poter trovare questo file error.log e questo file error.log.php. Proviamo ad aprirne uno. Utilizzo visualizza. Qua ci sono tutti gli errori che sono stati registrati dal server. È sempre pieno di errori solitamente questo file e vedete solitamente sono semplicemente degli access denied, cioè blocco di accesso di IP che probabilmente magari sono IP di hacker. Altre volte ci sono degli altri errori, insomma, io qua sinceramente non vedo errori particolarmente complicati, nel senso che sono tutte cose che non hanno nessun impatto, possono tranquillamente essere lasciate lì. L'altro file da controllare invece è errorlog.php. Questi invece sono gli errori proprio del codice PHP. Facciamo visualizza. Anche in questo caso ci sono una serie di errori, non sono particolarmente tanti. In questo caso questi sono errori veri, ma non sono di PrestaShop, neanche questo. In questo caso, nel mio caso, praticamente non ci sono errori di PrestaShop, lo vedo dalle cartelle dove sono situati i file che generano errore. Quindi la prima cosa da fare è andare a vedere se avete questi file, aprirli e controllare che sopra non ci siano degli errori. Se solitamente si scoprono che ci sono degli errori perché ci sono segnalati dei file all'interno di cartelle che generano problemi, in genere sono file dentro le cartelle dei moduli. Quindi certo serve un occhio esperto, però è possibile capire se ci sono dei moduli che stanno creando dei problemi. In alternativa, è possibile anche abilitare la stampa a video degli errori e si fa in questo modo. Si va all'interno della cartella di PrestaShop, io ce l'ho su public HTML PrestaShop 1.6, si entra nella cartella config e si apre il file defines.inc.php. Io clicco su editor codice, così mi apre la possibilità di andarlo a modificare. Ora, sappiate che ogni volta che fate una modifica a un file, prima conviene farsene una copia di backup, perché non si sa mai. Quindi, prima di andare a modificare questo file, sempre selezionandolo, clicco su copia e chiamo il mio file defines.inc-originale.php. In modo che questa è la copia di backup originale e non la modifico. Quella che andrò a modificare è defines.inc.php. Se per caso la modifico male, quindi cancellerò la versione modificata e ripristinerò l'originale ricambiandogli il nome. Quindi apriamo il nostro defines.inc.php e andiamo a modificare questa riga. Define psmoddev false. Al posto di false ci mettiamo true. Scritto true. Questo abilita il mod dev, cioè la modalità di debug di PrestaShop. A questo punto, se andate su PrestaShop e aggiornate la pagina, se ci sono degli errori, ve li stampa in alto, quindi sopra la barra nera. In questo caso non ci sono errori, non li stampa. Magari andate anche proprio sul sito a controllare che anche in questo caso in alto non vi stampi degli errori.
In questo caso non ci sono, sarebbero qua sopra, sarebbero. Una volta che avete abilitato la modalità di debug e avete controllato se ci sono errori, se ci sono, PrestaShop vi fa vedere anche qual è il modulo che crea errori. Quindi in quel caso, se ci sono dei problemi, la prima cosa da fare è provare a disabilitare il modulo e vedere se i problemi si risolvono. Magari ne avete anche più di uno. Mi raccomando, quando abilitate la modalità di debug, dopo ricordatevi sempre di riportare questa riga, questo valore, a false. Ok? Defines psmoddev false. È importante per un motivo molto semplice, perché la modalità di debug rallenta il sito e quindi conviene disabilitarla per lasciare che il sito vada veloce. Si abilita solo quando serve, quando ci sono problemi. Ora, da qui a risolvere i problemi che potete vedere, che potreste trovare nel file di log degli errori o dopo aver abilitato la modalità di debug, ne passa molto, anche perché a volte sono errori tecnici che richiedono l'intervento di uno sviluppatore. Però, perlomeno, sapete come fare ad andare a vedere se ci sono problemi e soprattutto per andare a controllare se per caso c'è qualche modulo che dà problemi e magari lo si può disattivare per risolvere i problemi. Altrimenti l'unico sistema è segnalare questo errore a uno sviluppatore e farlo intervenire in modo che vada a correggerli sul codice. Come al solito, se avete dubbi o domande potete scrivermi via email, perché io rispondo sempre a tutti. Ciao!